Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi video aggiornamento perché ci siamo svegliati o abbiamo appreso tutti quanti la notizia che cambia la Weekend League, cambiano quelle che sono le soglie per raggiungere i vari livelli e soprattutto cambiano quelli che sono i premi. Quindi già so che questo è un argomento bello scottante, bello carico per tutti quanti. Mi aspetto nei commenti, fatemi sapere che ne pensate, se siete a favore o a sfavore di tutti questi modifiche, e quindi ci andiamo a fare un attimo di chiarezza perché già ho visto un sacco di domande arrivare e andiamo a chiarire tutti i temi un po' più scuri della faccenda. Quindi senza perdere troppo tempo passiamo subito sulla schermata di gioco che ci attende. Eccoci qua dunque. Allora, FUT Champions, come potete vedere, innanzitutto ci tengo a precisare una cosa, che se vi giocate playoff adesso, mentre giovedì scadrà la stagione, siete già qualificati alla Weekend League natalizia, quindi potete già tranquillamente fare i playoff e portarvi avanti come è successo nella scorsa stagione. E già questo era un altro dubbio che era abbastanza ricorrente come domanda. Quindi questo anche per dirvi che il sistema di qualifica rimane esattamente invariato, rimane esattamente lo stesso. Bisogna fare i playoff per poter accedere alla Weekend League. In particolare anche il sistema di punti qui in questo caso non va a cambiare, quindi i premi per quanto riguarda i playoff sono sempre gli stessi, non è cambiato nulla sotto questo punto di vista qui. Mentre quello che va a cambiare in maniera veramente grossa, come potete vedere, è l'anteprima delle finali, perché durante il weekend ci viene richiesto un maggiore sforzo per raggiungere i vari livelli, che come potete vedere adesso sono diventati 10, e adesso andiamo a vedere anche i vari punti eccetera eccetera cosa ci dà, e soprattutto sono state introdotte delle fasce ulteriori una volta raggiunte quelle che prima erano le 16 vittorie che ti davano il rank 1, invece adesso il rank 1 è a molte più win, ma poi ci arriviamo. Quindi a partire dal livello 10, che praticamente richiede 4 punti, quindi una win, che cosa ci viene a dare? Ci dà un pick e un pacchetto giocatori rari misti, quindi insomma molto molto average, dubito che qualcuno faccia una win a meno di esperimenti scientifici. Abbiamo poi il livello 9 a 12 punti in questo caso, e che cosa ci dà? Ci dà un pick, un pacchetto oro premium maxi, un pacchetto giocatori oro prime, 500 punti qualificazione per i playoff e 2500 crediti, quindi ancora qua una fascia che praticamente non raggiunge quasi nessuno. Poi abbiamo il livello 8, quindi iniziamo a entrare un po' nella fase calda. Vedete qua, questi primi tre livelli sono diciamo scoloriti, e poi passiamo ai livelli colorati, quelli golosi tra virgolette. Quindi con 24 punti portiamo a casa 2 pick, un mega pacchetto, un giocatore oro prime, un oro premium maxi, 750 punti di qualificazione ai playoff e 5000 crediti. Quindi anche qua, insomma, su un sistema di premi che non è che va a premiare, e infatti penso che molti, pochi saranno i giocatori che si fermeranno nei primi tre livelli che vi ho fatto vedere. Le cose diventano già un po' più carine dal livello 7 a quota 36 punti. In questo caso riceveremo 2 pick, un pacchetto da 50.000 crediti, quindi i giocatori rari, un pacchetto da 100.000 crediti, il giocatori rari maxi, 750 punti per la qualificazione e 10.000 crediti. Quindi qua, dove non è richiesto chissà quale sforzo in termini di vittorie, già diciamo che i premi non sono poi così malaccio rispetto a quanto accadeva prima. A livello 6 invece, quindi a 45 punti, in questo caso andiamo a ricevere 2 pick, un pacchetto da 50.000, un pacchetto da 100.000 crediti, e iniziamo anche a ricevere il pacchetto con 3 if, che però come potete vedere in questo caso è non scambiabile, quindi quei 30k praticamente a scarto che ci venivano regalati, in questo caso ci vengono addebitati al nostro sistema dentale, perché i nostri 3 if 81 non potremo manco scartarli, ma dovremo semplicemente tirarli tra incisivi e canini e tenerceli lì per tutto l'anno. 1000 punti per la qualificazione playoff e poi 25.000 crediti, quindi anche qua pian piano iniziano a salire i crediti. 51 punti invece richiesti per il livello 5, e in questo caso i pick sono sempre 2, il pacchetto con 3 if diventa scambiabile, abbiamo un pacchetto da 50.000, un pacchetto ultimate, che devo dire la verità tanta roba rispetto al pacco da 100.000,
1000 punti qualificazione playoff e 40.000 crediti, quindi diciamo quasi raddoppiati i crediti, e abbiamo il famigerato pacchetto Ultimate, il miglior pacco possibile del videogioco dal quale essere scammati, amici miei, pacchetto da 25€, quindi sempre meglio avercelo che non averlo, e rispetto al passato secondo me questo livello 5 è comunque abbastanza appetitoso. Livello 4 invece con 60 punti, intanto in questo momento stiamo registrando, siamo in diretta sulla piattaforma Viola, il nostro amico Mirko ha sabbato per il sedicesimo mese, quindi un cuoricino per lui, e vi aspettiamo pure a voi su Twitch se ancora non mi seguite. Quindi livello 4, dicevo, 60 punti, 2 pick anche in questo caso, un pacchetto da 100.000, un pacchetto da 125.000, un pacco 3 if, in questo caso sempre scambiabile, 1250 punti qualificazione di Weekend League e 50.000 crediti. Devo dire che qua le cose si fanno belle interessanti, perché non solo il pacco da 100 è anche quello da 125 oltre 3 if e 50.000 crediti che non fanno mai male, quindi posizione livello 4 che diciamo è quella che già ci introduce a una fascia di premi ben più alta rispetto a quanto accadeva anche in precedenza. Intanto un altro ribelle che ci viene a sabbare, il buon Gab, per il primo mese, benvenuto anche a lui. Tanto ribadisco sempre piattaforma Viola nei descrizione del video. Terzo livello, 67 punti, abbiamo 2 pick, 2 pacchi da 50, un pacco Ultimate, stavolta i giocatori if diventano 6 perché sono 2 pacchetti da 3 if sempre scambiabili, 1250 punti qualificazione e 75.000 crediti, quindi qua aumentano ancora i crediti, arriviamo quasi al ridosso dei 100.000, aumenta il pacchetto if e stavolta il pacco da 100.000 si sdoppia e diventano 250, quindi in realtà in questo caso non è che è cambiato più di tanto, cambiano più i crediti, ma era meglio il pacco da 100.000 secondo me che questi 2 da 50. Arriviamo in zona calda, ovvero il livello 2, che ci richiede 18 vittorie per poterlo raggiungere, qui sì, quindi quasi un unplan di partite in Weekend League, e questo qua però inizia a fare veramente sul serio, perché i pick sono 3, quindi si ritorna al passato, come accadeva praticamente già con 12 win dalle scorse Weekend League, 2 pacchi Ultimate, quindi 50€ praticamente regalati da FIFA, dai quali non troveremo sempre nulla, 2 pacchetti premium Team of the Week, quindi sempre 6 if totali, 1250 punti qualificazione FUT Champions e 100.000 crediti, quindi tanta roba. E andiamo a concludere con il livello 1, 76 punti, 19 win richieste per il suo raggiungimento, 3 pick, un pacchetto da 50.000, 2 Ultimate, 3 pacchi con 3 if, che onestamente non ci vedo questa grande convenienza, perché non è come accadeva in passato che ti davano l'11 if che aumentava la probabilità di trovare cose buone, no, qua c'hai 3 volte la possibilità di trovare 3,81, quindi potevano mettere un overall garantito, chissà che non lo faranno in futuro, 1250 punti qualificazione e sempre 100.000 crediti. Io lo so quello che vi state chiedendo, ma sti 1250 punti qualificazione non sono meno rispetto ai 2000? Sì, quindi cosa vuol dire questo? Che bisognerà comunque tryhardare anche le rivals in settimana per giocarsi playoff, perché io magari ipotizzo, mi prendo i premi delle rivals al giovedì dopo aver preso questi 1250 punti qualificazione, se sono in elite mi prendo 1000 punti più 1250, arrivo a 2250, sono qualificate playoff, però i playoff devo farli venerdì, che la Weekend League già mi inizia. E per me non è un problema, però mi metto nei panni del giocatore casual che si deve mettere là e comunque si deve fare pure i playoff prima di poter iniziare la Weekend League, o se è in serie divisioni più basse deve farmare pure i punti per qualificarsi al playoff, e può essere una bella scocciatura. Oltre che il rovescio della medaglia di questi punti che vengono di questi premi che vengono migliorati, secondo me, è il fatto che ovviamente non vedremo più persone regalare le win una volta raggiunta la soglia delle 16 o anche delle 12 che magari si erano scocciati, eccetera. Adesso il livello di tryharding, secondo me, aumenta in maniera esponenziale e la Weekend League torna un po' a quelli che erano gli albori passati, pur non essendo più modalità competitiva in alcun modo, ma solamente modalità per i premi. Potrebbe diventare una bella noia ritrovarsi contro gente inturbandata che si vuole portare a casa qualsiasi tipo di premio, pur magari sacrificando l'80% di possesso palla e la vostra salute. Quindi questo in realtà è un rovescio della medaglia che secondo me per i premi che sono stati messi non so quanto ne possa valere la pena. Secondo me bastava semplicemente lasciare i livelli di prima
e magari si faceva un regalo, tanto il drop rate è imbarazzante, si alzavano un po' i premi, tanto, ripeto, il drop rate è quello che è, si permetteva comunque di potersela vivere un po' più leggera regalando le partite qualora si finisse, invece adesso, insomma, ho dei dubbi che questo accadrà e va sicuro che già a partire da questa, perché queste modifiche sono già effettive per il weekend, ci sarà un bellissimo grado di turbante diffuso. Mi raccomando però, fatemi sapere raga, voi nei commenti cosa ne pensate, perché ci tengo particolarmente a sapere di, insomma, cosa ne pensate di questi nuovi premi, di questo nuovo meccanismo, e per farlo faccio una breve trasformazione di schermata. Dicevo, cosa vi aspettate da, insomma, questo rinnovato sistema, se siete d'accordo, favorevoli o meno. Vi ricordo in descrizione tutti i vari link, partners, piattaforma Viola, dove siamo in live anche in questo momento. A me non mi resta altro che salutarvi, una buona giornata, un salutone da Riberoschi, ciao!